Thank you Trovati ancora una volta all'Ippodromo del Mediterraneo, tra la passione dell'Ippodromo del Mediterraneo che gira intorno al galoppo e dintorni. Cavalli dintorni, oggi ospite, apriamo sullo studio un altro addetto ai lavori. Si tratta di Giampaolo Vizzini. Grazie di essere qui con noi. Pronosticheremo quelli che sono i cavalli impegnati, il campo partenti impegnati per sabato 18 all'Ippodromo del Mediterraneo. E accanto a me sempre la nostra Sabina Rizza che invece apre sul social box. Ben ritrovati anche oggi, qui siamo pronti a dare voce alle vostre opinioni, alle vostre idee che ci farete arrivare tramite Facebook dal gruppo di Cavaglie Dintorni. Vi ricordo di seguire la nostra diretta e streaming dal sito TelestarSr.it oltre che dal canale 217 del Digitale Terrestre da dove potrete vedere anche le nostre repliche alle ore 18 e alle ore 21. E ancora eh, con i social network rivedete le nostre puntate se volete tramite eh, YouTube cliccando Telestar MediaStar. Allora, vi diamo il tempo giusto di mettervi davanti al vostro Facebook soprattutto ed entrare nel nostro gruppo per incominciare a dare i numeri veramente di quello che è il convegno di Galoppo, eh, che andiamo a proporvi semplicemente due iniziative a cui eh, teniamo particolarmente. Allora, partiamo con gli eventi. La scorsa settimana abbiamo avuto ospiti eh, rappresentanti di un evento che si terrà ed è organizzato alla SIS, la società ippica eh, siracusana, Equiarte e l'associazione di Roberto Bisignani che presentano Galà Equestre. Pegaso e cavalli danzanti saranno i protagonisti di sabato 18 al centro ippico siracusano dove eh, varie discipline coreografate, scenografate saranno messe in campo per eh, dar luce a questo grande mondo che è non soltanto l'equitazione ma l'alta scuola eh, in particolare, che eh, sarà eh, strutturata, sarà poi realizzata attraverso una forma spettacolare. Eh, ancora però vi volevo annunciare, eh, lo faccio in prima linea, la prossima puntata ne parleremo nel dettaglio, che l'Ippodromo del Mediterraneo sta organizzando la città dei bambini. Il primo di eh, novembre si potrà giocare, danzare, si potrà suonare, imparare ma anche sognare gratuitamente attraverso tutta una serie di laboratori che verranno eh, realizzate grazie a delle associazioni che hanno aderito. Innanzitutto collabora con l'organizzazione e l'agenzia dei servizi educa animativi Comete, ma, ma c'è l'AFAM che si occupa di musica, che farà sperimentare l'uso degli strumenti musicali, l'Energy Center che ci coinvolgerà nel mondo del karate, ancora Equiarte che permetterà poi su pista di far rivivere quelli che sono i personaggi delle favole, da Zorro a Mulan per intenderci all'interno eh, della struttura, Lobby Sport che invece dedicherà uno spazio alla baby dance e allo sport, eh, poi ci sarà anche una scuola di eh, linguaggi, il madrelingua che farà sperimentare la conoscenza di diverse lingue parlate nel mondo, i vigili del fuoco che portano il progetto Pompieropoli e quindi bambini vestiti da pompieri potranno effettuare salvataggi in una casa vera che andrà a fuoco, vedremo un po' come si organizza Ancora c'è la Melino Nerelle Edizioni, che creerà un laboratorio di scrittura creativa. Poi, l'associazione Vita in Natura, che permetterà con un tecnico di riabilitazione equestre anche il battesimo della sella. E tanto, tanto altro che non vi sto a dire, ma comunque penso eh, abbia dato l'idea di questo luogo gratuito in cui il bambino potrà sperimentare e sognare. Ai bimbi, Paolo tu. Sì, sì, ne ho uno, Gianluca. Eh, Gianluca Sicuramente ne sarà entusiasta. Bene, allora vi invitiamo e invitiamo naturalmente gli addetti ai lavori a partecipare con le proprie famiglie, a spargere la voce perché è veramente un dono che si vuole fare a tutti i bambini. Ma adesso eh, cambiamo completamente argomento e ci concentriamo su quello che è il sabato 18, l'ipodromo del Mediterraneo e il nostro galoppo. <tossi> Sei corse in programma e partiamo dalla terza perché è una condizionata da 11.000 euro di Montepremi riservata ai tre anni oltre che si sviluppa sulla distanza di 1.200 metri in pista sabbia. È il premio Sant'Elia. Ne vediamo quella che è la grafica di sei partenti. Al via con Alamir che apre col numero 1, Samitri che chiude con il numero 6. Sono praticamente questi i partecipanti è una corsa che comunque risulta aperta Gianpaolo tu eh, sei impegnato in questa corsa con i primi due dello schieramento se alla Mir ehm, ci sta insomma per, soprattutto qualità eh, e Samitri eh, anche se la distanza potrebbe dirsi un filino breve eh, è chiacchieratissimo questo recente acquisto di Duiker Duiker sì esatto esatto e eh, allora devo dirti intanto che il cavallo, secondo me, da battere in questa corsa per eccellenza dovrebbe essere McLear, che ha dimostrato di gradire sia la sabbia che la distanza. Samitri è un altro cavallo che fa anche lui bene la sabbia, anche se ha vinto su distanze più lunghe, ma questi sono cavalli, eh, sai, cavalli di qualità, cavalli che vincono dai 1000 ai 2000. Quindi secondo me i due cavalli da battere sono McLear e Samitri. Io proverò a batterli con Alamir, hai detto bene che è un cavallo che ha già dimostrato ampiamente le sue qualità. Eh, diciamo la sabbia. Sicuramente non è il suo habitat, però la distanza è la sua, il cavallo sta bene è in ottima forma. Questi due chili in meno sicuramente un filino ci aiuteranno. È, è, Duiker, è che è un nuovo acquisto, è, che è un tre anni, che si, diciamo, si confronta con gli anziani per la prima volta qui a Siracusa, che comunque ha lavorato molto bene, ha fatto bene anche fuori Le e ci lascia, sono sperare, buone. ci lascia ben sperare. Sì. L'adattabilità alla pizza. Diciamo è un che problema. daremo filo da torcere. L'adattabilità alla pista sarà un problema? No, non credo, non credo. Non credo perché la mattina ci ha già dimostrato diciamo, di gradire sia il terreno che il tracciato senza, senza mh, grossi problemi. Allora tu hai nominato McLear, noi ci andiamo a vedere eh, l'arrivo della corsa, lo facciamo con tanto eh, di audio, di un premio internazionale d'Italia, eh, una condizionata su 1200 metri appunto in pista sabbia dove McLear vince sulle Aroile e c'era cioè anche Alamir e eh, insomma un resto di compagnia per altri dieci eh, partenti. Vediamo. Mac Lear che si presenta in buon vantaggio, addirittura d'arrivo largo Ler oleole, quindi Seltimar. Ancora, piccolo bazar. Siamo ai 200 finali. Con Mac Lear che deve subire l'attacco di Ler oleole all'interno. Mac Lear. allargo largo Ler oleole, arrivo serratissimo con Mac Lear all'interno. Quindi Ler oleole dalle retrovie risale anche Alamir. Ecco, risale Alamir dalle retrovie, però era davvero distante McLear, c'è tutta questa distanza fra i due soggetti? Eh, allora, secondo me, se il cavallo è in buona in condizione, in condizione, effettivamente c'è questa distanza, forse, forse qualcosa meno. Eh, diciamo che il, il grosso difetto di Alamir diciamo, nella sabbia è che perde un po' a scendere, stenta un po' a ingambarsi, poi, una volta che si ingamba, viene forte nella retta, viene forte nel finale. Se questa volta riesce a stare più a contatto con loro, sicuramente le distanze si diminuiranno parecchio dal web Sabina, Così, cosa dicono? allora dal web il signor Benni parte con un nome ed è quello di Samitri eh, che eh, sostiene che ha imparato a partire sull'esito, McLear rientro ma lo vede come osso duro se è al meglio e proprio Alamir se è venuto in avanti pro può provarci anche lui l'allenatore Campisi che l'ho sentito stamattina ehm, parla innanzitutto di un Duiker che sicuramente viene, vince una condizione discreta però eh, pare abbia vinto in cantera a Firenze l'ultima uscita e lui mh, però aveva l'incognita del tracciato in sabbia quindi un'incognita che però Giampaolo pare che abbia, eh, insomma, abbia chiarito che si, si trova bene. Ehm, poi abbiamo, eh, secondo l'allenatore Campisi, c'è un Excel Pride che effettivamente sta volando sulla sabbia. Certo ci sono degli avversari molto ostici, però eh, sta di fatto che eh, si trova comunque eh, Excel Pride in una straordinaria forma. Eh, non bene in sabbia Grey Betta anche se sta facendo bene, e lui, per lui è comunque Samitri, il cavallo da battere eh, sia per la qualità. Anche se forse vede la distanza un filino corta Bene, visto che parliamo di Samitri Ci vediamo la corsa del premio Heraklion Dove Samitri vince Erano 2000 metri in sabbia Che venivano affrontati Ecco perché si parla un po' di distanza Un filino corta E quella Elear Che è arrivata dietro McLear Giunge al eh, quarto posto Quindi c'è qualche linea di riferimento Che può farci riflettere Vediamoci la corsa All'esterno Samitri, cavalli ai 300 metri conclusivi con Samitri che attacca a fondo Superfuse, quindi Ottawa siamo ai 150 metri conclusivi con Samitri in vantaggio, Samitri nei confronti di Superfuse, Samitri, Samitri viene a vincere nei confronti di Superfuse Ottawa, poi a seguire Lear, Oleole certo l'impressione è che il cavallo ci sia anche perché batte la reginetta della sabbia esatto. super refuse che impressione ne hai vedendolo caloppare? esatto esatto ma te l'ho detto ribadisco eh, mi, mi fa venire in mente un cavallo si chiama alluminio questo cavallo un cavallo che vinceva dai 1000 ai 2000 metri sicuramente un cavallo di ottimi mezzi di grandi qualità eh, secondo me Vincenzo saprà come gestirlo avrà sicuramente portato eh, diciamo più carico per questi 1000 metri c'è qualche altro commento dal web, Sabi? Sì, per Sebigibilisco Samitri potrebbe vincere, ma deve stare attento al debuttante sul tracciato Duilker e potrebbe sorprendere Alamir, quindi eh, Sebigibilisco dà massima fiducia a Giampaolo Vizzini. Allora, numero 3 dello schieramento, un'allieva portacolori di eh, Francesco Pullisi Excel Pride è stato citato e non citato. Sentiamo con un'intervista Giuseppe Cannarella che è impegnato su Excel Pride. Bella condizionata, tu in sella ad Excel Pride che sta volando sul periodo in sabbia, è il cavallo da battere? Ma guarda, il cavallo da battere è una parola un po' grossa, è un cavallo che ci potrebbe stare per la piazza perché McLear e Samitri hanno già dimostrato di far bene la sabbia e di saper vincere, vincere condizionata invece il Excel Pride da un bel po' che non affronta la condizionata. Bene, quindi comunque i nomi sembrano essere quelli. Li mettiamo in ordine Gian Sì, volentieri. Eh, allora io metterei McLear, e ehm, poi i miei cavalli, non mi pronuncio su <ride> eh, Sanitri. Benissimo, dai. Speriamo bene, andiamo invece e partiamo dalla prima corsa del eh, convegno ipico in programma sabato 18, è il premio favorita eh, una vendere sui 1100 metri in pista piccola riservata ai tre anni e oltre. Sono eh, ben sei al via con eh, una vendere che apre con Alca Raffael, Ciulpas, le muline che si mette in eh, evidenza eh, per Vincenzo Schiavone dalla segreteria Corse anche con 64 kg. Eh, è il soggetto da battere, un'alternativa valida perché se messa in luce nelle ultime performance. È pure Wine, potrebbe inserirsi il numero 5 di Red Crack, visto appunto la forma. E poi c'è Sareina D'Arboria. Allora andiamo con Giampaolo così una prima analisi su questa corsa. E allora io mi trovo d'accordo con, con Vincenzo quando eh, effettivamente la qualità è nettamente superiore delle moline e quindi nonostante i chili secondo me ce la potrebbe fare perché i chili sui 1100 metri sono sempre relativi. Ehm, come seconda scelta, direi che Red Crack è rientrato bene. Quindi è un cavallo che ha sempre fatto bene la distanza, questa distanza, questo terreno. È rientrato molto bene. L'ho visto in ottima forma, in ottima condizione. E ci potrebbe stare, e Wine, anche lui in, in, miglioramento, in miglioramento. Sicuramente è un cavallo okay. che i mezzi ce li ha. Non ce ne sono sorprese. Sorprese, ci... guarda così a pelle mi viene, mi salta all'occhio. Il non so perché, però un cavallo che ha fatto bene in passato, un cavallino che se sta bene con questi chili, con 52 chili, sono parecchi chili di, eh, chili di differenza. 12 chili di differenza dalle son, moline. 12 chili, insomma, sono tanti, sono parecchi. Se sta bene, se è in giornata sì, potrebbe anche fare la sorpresa. Vediamo cosa ne pensa Giuseppe Cannarella, che è impegnato in corsa con il numero 5 di Red Croc. Rientra bene il Red Croc in sabbia, oggi affronterà la pista in erba, Quali secondo te le chance? Guarda il cavallo dopo bene 8 mesi di stop rientra nel reclamare un po' qualitativa dove vince un buon cavallo. Oggi incontra due buon cavalli come Le Moline e pure Wine. E vediamo di lottare per il terzo perché il cavallo ancora non è in ottima forma. Bene, non si sbilancia Giuseppe Cannarella dal web invece sabi. Allora, dal web um, c'è cioè, SBGB che vede un Pure Wine pronto alla replica e Red Crack se è migliorato dall'ultima uscita potrebbe accompagnarlo nel, al podio. E, um, e poi invece c'è l'allenatore Campisi che vede un match tra Pure Wine e Le Moline con un Red Crack per la terza moneta ma solo perché eh, è rientrato dal lungo stop e lo ha fatto bene. Bene, andiamo avanti, allora passiamo alla seconda corsa. Il Premio delle Alpi è un discendente doppio chilometro in pista sabbia da affrontare per i tre anni e oltre. Non parte like Boss numero uno dello schieramento, la cui eh, perizia in questo handicap discendente era salito a 60, eh, 68 kg. Quindi Saltage apre la scala pesi con 61 eh, kg, a scendere alta dimensione London River e eh, altro. Eh, forse i più titolati dalla seconda segreteria corsa vengono citati saltaccio e London river con una sorpresa che potrebbe essere e potrebbe tirar fuori il team di alta dimensione allora ehm, sempre eh, Giampaolo come prima voce su, su, questo, sì. su questa corsa eh, anche questa volta devo dire che mi trovo d'accordo con gli addetti ai lavori, con, con Enzo, eh, Schiavone, con, con i ragazzi perché Saltace è un veterano, un anziano, un veterano è ormai delle nostre piste, di questa distanza delle, dei 2000 metri in sabbia, è un cavallo che ha sempre fatto bene, sempre fatto molto bene. Un tramonto. Quindi no, esatto, sono cavalli questi che anche a 10 anni sono in ottima forma, è tenuto benissimo e quindi sono cavalli che ti danno sempre. Quindi secondo me, anche secondo me è il cavallo, cavallo da battere. Eh, mi trovo d'accordo anche con la seconda scelta con l'ondo river, che è un cavallo che sta facendo bene. Eh, sorpresa sì, potrebbe essere alta dimensione, never off steel, eh, diciamo che diciamo, eh, per la terza moneta diciamo che è molto aperta la corsa, anche perché i pesi si equivalgono, quindi secondo me potrebbe esserci più di una soluzione. Bene, andiamo a vederci il papà di Saltage, Campisi. Un attimo, che naturalmente si è cresciuto eh, questo soggetto. Cosa ne pensa del Saltage e naturalmente del campo partenti? Ciao. Ogni presente Saltage corre a distanza di poco tempo, quando finisce terzo eh, dietro Difenditi e Oggi, nel contesto, dovrebbe starci, no? Chiaramente, se no non correvamo. Il cavallo è rientrato, non correva da un po' di tempo, mi sembra da agosto, se non ricordo male. È rientrato benino e quindi secondo me potrebbe essere, dovrebbe essere il cavallo da battere. Sulla distanza sua, poi è un discendente di minima con 61 kg, dovrebbe starci benissimo. Non sta facendo molto bene alta dimensione, così come Nervous of Steel. Quali rimangono gli avversari? Ma secondo me sulla sabbia sia alte dimensioni che l'Andor River sono le alternative a Santace. Gli altri, come dice Lendegapper, non dovrebbero contare tanto. Forse ad eccezione di Honda Rossa che è secondo De Thomas Pai l'ultima corsa del 2100 però sull'erba. Già esce un altro nome che quella di Onda Rossa. Insomma, l'apertura che avevi annunciato, Giampaolo, effettivamente è vista anche dagli altri per il terzo, per il terzo posto. Escono uh -huh. novità anche dal web? Sì, in effetti il signor Benni prevede una staffetta eh, del duo della scuderia ed alta velocità. Quindi parliamo di Nerve of Steel e Up to Storm, eh, schierati da Enzo Cutrale. Ehm, il che eh, questo potrebbe propiziare gli attendisti London River e Saltage. Se Gibilisco eh, parla di un rondo river poi saltati sicuramente Razzelbeck, come valuti il importante partente, e come sorpresa quelli... onda rossa Bene, andiamo e lasciamo questa seconda corsa, la terza avevamo già annunciato, era questa condizionata sui 1200 metri in pista sabbia per i tre anni oltre andiamo invece alla quarta, un handicap discendente sui 1300 metri in pista sabbia e qui i protagonisti sono i tre anni e qui i protagonisti potrebbero essere Golden, Cleaver e Givoletto, lo chiediamo all'allenatore. Mm. Mister, che dice? E allora Givoletto ti dico subito è rientra, il cavallo rientra dopo un, un lungo periodo di fermo ehm, e quindi diciamo non abbiamo grandissime aspettative. Eh, la distanza è un film corta, la sabbia in qualche maniera lui si ci adatta, quindi diciamo che più che altro è un rientro con i tre anni, quindi non abbiamo, non abbiamo grandissime aspettative. Se si dovesse piazzare già ci andrebbe eh, più che bene. Mentre Golden Cleaver, che anche lei rientra, però è una cavalla molto più, che si adatta molto di più a questo tracciato, a questa compagnia, a questa distanza, è stata sottolineata dalla segreteria di Vincenzo Schiavone: dice: Bene, in forma potrebbe sì. starci. Sì, 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 sicuramente. Se dovrebbe starci con quale compagnia? E allora, e allora ti dico subito: i cavalli che ti saltano all'occhio sono la Chigiana. Eh, che è una cavalla che ha fatto bene, una cavalla di qualità, Ninetta Swing, nonostante sia un po' gravata al peso, eh, Danny DuRoll. Eh, ecco questi secondo me sono i cavalli, i cavalli che ci potrebbero stare sono, certo. hanno pesi importanti ma d'altronde il peso lo dico sempre è sinonimo di qualità questi sono i cavalli di qualità Danny Dural paga naturalmente la sua qualità scende di categoria c'è da sottolineare il numero 6 dello schieramento Instant Classic bene in corsa, è, è stato eh, un acquisto recente eh, di eh, Caruso eh, che è chiacchierato insomma eh, tra gli addetti ai lavori eh, sentiamoci Giuseppe Gentilesca che è impegnato sul numero 5 di Razelbeck Tu in sella a Razzelbeck. come valuti il campo partente e quali sono le tue chance? Oh, guarda il cavallo lo stiamo provando in un nuovo tracciato che è quello in sabbia non ci ha mai corso, la mattina sembra di andare abbastanza bene eh, vediamo, il peso è molto abbordabile. I cavalli specialisti ci sono. È una corsa molto equilibrata. Dal numero 1 Nett Swing, che è già vinto in questa compagnia, anche se con un po' di meno di chili, ma ha vinto abbastanza agevolmente. E anche il numero 2 di Danny Duroll. Eh, cavallo che l'anno scorso vince un premio da 6 a 8. Da 3 a 4 sulla, sulla sabbia, stessa, stessa distanza. Quindi è sempre da non sottovalutare. E anche il numero 3 di Lachigiane, che all'ultima perde da un buonissimo cavallo come Tony Wind. C'è un debutto, quello di Eastend Classic, un soggetto che è secondo all'ultimo a Milano, se si adatta secondo te potrebbe fare bene? Anche lui prova la, la sabbia, ma se si adatta anche lui ha un bel peso e, e può dire la sua, un cavallo che è secondo a Milano non è, non è da sottovalutare. Comunque è una prova molto aperta, può vincere dal numero 1 al numero 9. Anche Spirivale è da non sottovalutare che ha già vinto in queste compagnie. Ripeto, l'estremo outsider può essere la Capella che non è, ancora, è ancora Maiden. Beh, proviamo a farci suggerire allora dalla, dal web un po' quelli che potrebbero essere le soluzioni Sì, eh, allora in effetti sia per Sebigibilisco che per il signor Benni la chigiana eh, sulla sabbia va davvero molto forte quindi potrebbe essere eh, la cavalla da battere eh, è favorita tra l'altro eh, evidente in questo handicap che vede eh, in instant classic a parere del signor Benni eh, un soggetto che eh, potrebbe essere la avversario dichiarato, soggetto che viene da Milano. Eh, Golden Cleaver e Givoletto, ambedue due eh, a rientro, queste potrebbero essere le altre forze in campo. Eh, Sebigi Bilisco parla di un denny di Urolle che se non paga il rientro potrebbe anche starci. E Givoletto che eh, lotterà per la terza moneta così come Ninetta Swing. È il parere anche di Salvatore Campisi che, eh, sebbene eh, porti 63 kg, Ninetta Swing eh, vince in sabbia e potrebbe essere ancora oggi della partita. Ma attenzione anche a Speri Valley. E poi abbiamo un commento di... Tutti. tutti. Eh, è arrivato un commento in ritardo di Diego Cutrale che saluto e ringrazio, che parla un po' delle prime tre corse che abbiamo già menzionato. Io comunque ehm, riferisco quanto detto. Eh, Diego Cutrale vede eh, Chulpas nella prima corsa con peso molto favorevole. Alla seconda corsa invece London River e Saltage. Come terza piazza, attenzione, Adapted to Storm. Ok, allora abbiamo nominati veramente tutti anche nella quarta. Giampaolo, adesso ci dirà fuori quello che è il cavallo di quota, perché suppongo che su questa corsa potrebbe anche venir fuori a questo punto. Che dici? Ah, eh, una bella, bella, sì, sicuramente sì, è una corsa apertissima, ben periziata. Eh, giustamente i chili eh, fanno la differenza, la qualità c'è. Eh, sarà sicuramente una corsa difficile da pronosticare questa. Il cavallo che potrebbe essere di quota eh, potrebbe essere Givoletto. Givoletto, secondo me, potrebbe essere un cavallo di quota perché è da parecchio tempo che è assente e che comunque è un cavallo che i mezzi ce li ha. Bene, si sbilancia, peraltro è tuo, quindi voglio dire, se ti sbilanci ne avrai esatto. buoni motivi, <ride> ne apprezziamo anche l'interesse. Allora, andiamo alla quinta invece che andremo ad analizzare anche con un contributo eh, di una corsa la quinta che è riservata ai due anni è il premio San Paolo una reclamare sul miglio in pista grande dove i protagonisti appunto sono i due anni qui ci sono eh, cavalli naturalmente ormai ben rodati che hanno fatto ben vedere colori d'Arcadia ce, ce lo dirà insomma ce lo confermerà anche mister Vizzini eh, può vincere su eh, questa compagnia con Bel Barrara che forse deve riscattare l'ultimo ottavo posto e quindi è sempre in corsa per un piazzamento anche per quello che ha fatto vedere. Ci sono i debuttanti come Matite, come King Alexander, come Maltese Boy che è particolarmente chiacchierato per la buona genealogia e i lavori mattutini, poi c'è Sereno che bene insomma nelle ultime uscite dovrebbe andare a segno, andare al palo. E ancora questa Whitney che arriva da eh, Varese Milano-Mirano, un soggetto appunto a un nuovo eh, acquisto sotto le mani di Cannarella adesso che dovrà eh, portarla in corsa. Sempre difficile il pronostico fra, eh, per i due anni, ma partiamo proprio come base da Colori d'Arcadia. Sì, guarda, ti devo dire che mh, sinceramente in questa corsa non è particolarmente difficile. Allora io procederò in questa maniera per fare un pronostico, eh, non me ne vogliano i proprietari, ma eliminerò i debuttanti perché comunque sia il debutto, a meno che non esce fuori un fenomeno però il debutto è sempre, via, è, sempre, è sempre pagato, lo paghiamo sempre, quindi eliminando, diciamo, eh, mettendo un attimino da parte diciamo, i debuttanti eh, allora i cavalli sono colori d'Arcadia che scende un attimo di categoria, ha militato anche in categorie sicuramente eh, superiori eh, Seregno che è sempre lì, l'ultima volta la batte eh, comunque è un cavallino che è sempre presente, anche è fatto bene in condizionata, eh, anche lui è sicuramente è un cavallo che conta Belva Rara che conosciamo benissimo eh, quindi questi due sono i cavalli secondo me della corsa colori d'Arcadia, Sereno e Belvarrara. Allora hai detto che scendono un po' di categoria in effetti si sono rincontrati in una condizionata vinta da stranissima dove Serenio arriva terzo colori d'Arcadia quarta e dove anche Belvarrara ha ottenuto questo scomodo ottavo posto. Ci guardiamo questa corsa di sabato 3 eh, la corsa terza di sabato 27 settembre era il premio Nei. Avanli ai 250 metri conclusivi con colori d'arcadia attaccato da Madame Gloria. Quindi allargo Loyal Leader per linee interne stranissima. Quando siamo ai 150 conclusivi con Madame Gloria che deve subire l'attacco interno di Stranissima. Poi allargo si ingamba anche Seregno. Stranissima! Nel finale su Madame Gloria, Seregno, Madame Gloria Seregno. Gianpaolo lascia la mare in bocca veder nominata per prima proprio Colori d'Arcade agli ultimi 50 metri sì. e vedere lo sprint finale un po' il calo sì sì il... la cavalla era reduce da, una, da questa trasferta che ha fatto a Roma e quindi era un po' affaticata dal viaggio un po', non era in ottima, in ottima forma, in ottima condizione adesso ha recuperato benissimo infatti tant'è vero che come, come si vede dal filmato Roberto ha fatto bene negli ultimi metri poi la lascia anche stare, si alza quindi non, non la impegna più di tanto una volta che è che la cavalla non reagisce in fondo eh, e fa benissimo. Eh, no, adesso la cavalla è recuperata a pieno, adesso, adesso sta bene, è tornata quella di prima. Potrebbe comunque riscattarsi sullo sprint di finale, che ne so, di un serenio, ma sicuramente sì. Sicuramente sì. Io sono convinto che la cavalla, per, per la condizione, per la salute e per la forma fisica, la vedo sicuramente nettamente migliorata. E speriamo che corra bene anche in previsione delle corse future. Perché adesso andiamo incontro alle corse più importanti. importanti. Esatto. Allora, vediamo sul web cosa ci dicono. Allora, anche Diego cutrale ci dà la sua trio ed è rappresentata da. Da, eh, Seregno che piace tantissimo Belvarara e colori d'Arcadia se bigibilisco parla di un Whitney che viene da Roma e potrebbe lottare eh, addirittura proprio con colori d'Arcadia eh, per il signor Benni colori d'Arcadia verso Seregno quindi un match questo eh, atteso e annunciato Belvarara e ancora la novità Whitney a ruota eh, salvo ovviamente i debuttanti di cui come così eh, Gian Paolo Vizzini sosteneva non si conosce nulla e quindi è tutto, eh, tutto un incogni e tutto da verificare. Bene, sicuramente allora eh, se ci saranno sorprese potrebbero essere fornite dal numero 8 di Witne e dal numero 6 di Maltese poi facendoci un po' da sintesi rispetto a quello che è stato detto sia dal web che in studio. Andiamo eh, all'ultima corsa che è un po' la chiusura, il Premio Marassi, un discendente sul miglio in pista grande che impegna sette soggetti al via. Apre chi già con 64 kg, eh, poi Marfa sul Polar Game e così via fino ad arrivare a capitare. Stone Alka, eh, salta all'occhio. Eh, sicuramente una corsa aperta perché eh, se Thomas Spy è vista come la base da Vincenzo Schiavone, dice 56 kg. Peso eh, splendido, forma eh, buona, eh, regolare nel periodo. Vince eh, sui 2100 metri in pista piccola e poi seconda sui 1500 in pista piccola. È veramente una cavallina pronta eh, per essere protagonista di questa, di questa corsa. Naturalmente ci sono tanti punti interrogativi e quali? Un po' il regresso di Polar Game, che comunque con 59 kg deve affrontare la compagnia. Poi c'è Marfasul da 62,5 kg, che comunque dovrebbe far bene. C'è cioè il rientro a sorpresa è, ed è chiacchierato anche del numero 6 di eh, Savrovic. Sta Brogin che comunque è, è atteso e chi già naturalmente 64 kg è, è la più qualitativa. Vediamo che ne pensi. Innanzitutto tu, Giampaolo. E allora eh, devo dirti che anche questa è una corsa difficile da pronosticare perché è ben periziata, un altro discendente molto difficile. I cavalli sono quasi tutti, se non tutti, specialisti della distanza del tracciato eh, secondo me in questa corsa quello che conterà parecchio sarà proprio la condizione al momento del soggetto eh, quindi c'è chi preferisce il terreno un po' più morbido eh, come Thomas Pai che comunque si adatta bene anche se il terreno non è morbidissimo eh, tutti i cavalli Ghija hanno ottima cavalla nonostante i chili eh, diciamo eh, Mister Yaitoi un altro cavallo che se sta bene non ha paura di militare in questa categoria eh, è un cavallo che se Secondo me potrebbe fare la sorpresa, perché è un cavallo che seguivo anche fuori, quando correva a Pisa, quando correva diciamo, in altri campi, è proprio questo Stavro Gin, eh, che sicuramente come categoria ci sta, ci sta benissimo, perché ha meditato anche in, cate in categorie superiori. E, ultimamente non è, sta è stato un po' alterno, non è stato molto costante nel rendimento e nelle prestazioni, però se anche lui, se è in giornata sì, potrebbe, potrebbe anche addirittura risolvere la corsa. Bene, allora andiamoci a guardare invece quello che è una linea diretta su questa corsa tra Thomas Pai e Polar Game. Si sono incontrati il 4 di eh, ottobre sui 1500 metri della pista piccola vince Filomarina, si è comportata benissimo dall'allieva di Campisi, Thomas Pai. Linee esterne provano a risalire Nalini Malani, Polar Game, Parterre de Rois quindi per eh, Varchi... Prova ad avanzare Thomas Pai, siamo ai 100 finali con Filo Marina che controlla Filo Marina stravince nei confronti di Thomas Pai e Adelini Malani. Una Thomas Pai che aveva 57 kg e mezzo ne porta adesso 56 con un Polar Game che era pesantissimo 61 kg e mezzo, adesso ne porta 59. Eh, è sempre così fuori da questo polar game fuori dagli schemi o potrebbe migliorare visto la corsa no secondo me potrebbe migliorare sicuramente potrebbe migliorare eh, te l'ho detto ti ribadisco è molto secondo me, difficile da, 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 da pronosticare questa corsa molto difficile un pronostico te lo potrei fare così a simpatia Vai. Eh, alla direi di Ghija che è una cavalla che nonostante i chili eh, sta dimostrando ultimamente di stare veramente bene e di fare veramente bene Ehm, Thomas Pye che è anche Elena Cavallina che siamo a due femmine eh, sì, mettici esatto, la terza esatto. no ti <ride> metto Stavrogin Stavrogin anche lui per la simpatia è eh, una bella trio che comunque potrebbe anche essere insomma gentile poi nell'offrire esatto. allo scommettitore anche un buon rientro eh, invece... Paolo, ti volevo fare una domanda i pesi di Kija potrebbero eh, è un peso sicuramente punitivo però è un, in forma straordinaria eh, ah. Pensi che nonostante questi 64 kg potrebbe ancora farcela? Ma guarda, questa è una domanda difficile alla quale rispondere, perché questo secondo me dipenderà moltissimo, e questa è una cosa che non possiamo pronosticare assolutamente, dall'andatura, dall anda, dall che ci sarà in corsa. Questo non lo possiamo prevedere. Se faranno un'andatura moderata, sicuramente la cavalla farà un buon finale e potrebbe farcela una nostra spiazione. Eh, Mr. Toi potrebbe partire e cercare la fuga perché è un cavallo solitamente assolutamente curioso, Polar Game è un altro cavallo che corre diciamo, di testa e eh, quindi dipenderà molto dai parziali. Io sono molto curiosa di quello che potrebbe essere la prestazione di Ghija, saremo a vedere. Intanto, Intanto con i banco. pronostici sì, andiamo con ordine, partiamo dal signor Benny e diciamo che la sua scelta è capitano Stocalca eh, ma con prudenza perché trova avversari tutt'altro che morbidi in Gijà e il rientrante Stravogin. Marfasul è carico, dice il signor Benni ma, e Thomas Pai chiede almeno il terreno morbido, quindi questo il signor Benni lo vede meglio su un terreno morbido eh, passiamo poi al pronostico di Diego Cutrale che eh, vede Marfasul anche con il peso di 62,5 kg che potrebbe vincere ancora un occhio particolare lo chiede per Thomas Pai e per Stravugin Ghija all'ultima è piaciuta molto anche a Sebi Gibilisco è andata molto bene per la sorpresa mister Toi. Campisi Salvatore l'allenatore di Thomas Pai a chiudere su questa eh, su questa corsa proprio a, a vedere cosa l'allenatore pensa della sua beniamina bene invece in corsa Thomas Pai che frequenta questo premio Marassi con quale chance anche oggi? Ma la Cavallina sta benissimo come si vede dalle ultime prestazioni, gli ultimi tre mesi lei è sempre al palo, non è mai fuori dal marcatore e la presento con grande fiducia anche questa volta. 64 kg per Ghijà, bene anche Marfa, sul... proviamo a dare una terna. Guarda, a me sul terreno dovrebbe essere buono, mi piace con 59 kg Polar Game. È un cavallo che va in testa e il buono lo fa, lo fa benissimo. Ghia 64 kg mi sembra un pochettino sacrificata, è eh, una 5-5 5,5, forse una 3,8,50 magari potrebbe contare. però vale lo stesso discorso per Thomas Pai: le ultime corse questa è sempre una cavalla molto positiva, quindi potrebbe fare la sorpresa. Io penso che nella Terna ci potrebbe stare benissimo. Bene, come possiamo vedere, ognuno ha i suoi insomma, criteri di valutazione per la corsa. Restano comunque dei punti di riferimento. Sono Thomas Pai Polar Game. Vedremo poi chi irrompe i pronostici del giorno prima. Allora, grazie mille a Giampaolo Vizzini per essere grazie stato qui con noi. Io chiedo alla regia di rimandarmi le locandine per gli appuntamenti invece equestri che si svilupperanno in queste settimane. Domani, sabato sera, dopo il convegno ippico di Galoppo, si va all'assist società. Ippica Siracusana per guardare un galà equestre eh, si entra gratuitamente Pegaso e Cavalli Danzanti. Vi ricordo invece che l'Ippodromo del Mediterraneo organizza per il primo di novembre un pomeriggio gratuito per i bambini 14, eh, alle ore, dalle ore 14 alle ore 18 del primo di novembre appunto dove ci saranno tante cose da fare dalla musica ai libri a pompieropoli, art attack, sport baby dance, personaggi Disney e tanto altro ancora per la città dei bambini. Con questo vi ringraziamo ringraziamo anche il social box grazie anche a Sabina per i suoi interventi e vi rilasciamo all'appuntamento che è quello di sabato all'ipodromo del Mediterraneo con il convegno di Galoppo arrivederci